Paolo, Damian. Emi, fammi giocare. A due. Fervono i lavori di preparazione in vista della partita contro il Maranola. Come potete vedere, la Virtus è in gran completo, manca solamente il solito Petrin, fermo ai box per infortunio. Lavoro tattico stasera dopo un lavoro atletico di lunedì, e dalle 20:30 che mister Marracino, che stiamo inquadrando in questo momento, che sta facendo faticare e di brutto pure i propri giocatori. Ecco, Dorati, il gatto che non si fa trafiggere neppure in allenamento. Partitella a ranghi completi. E vediamo praticamente le formazioni che schiererà appunto mister Marracino. Da una parte probabilmente Cantarelli, vediamo Corbi, Marini, Luca Gori, Mancini e Vitelli. Dall'altra parte invece Dorati, Marini, Riccio, Marcelli, Iannella. In questo momento comunque stanno facendo dei tiri in porta. Ecco Luca Gori che trafigge Dorati. Ed ecco finalmente la partitella a ranghi completi. Nel settore sinistro, rispetto alla nostra postazione, troviamo Luca Mancini, Iannella, Riccio, Marini, Bulboaga e Capitan Marcelli. Alla nostra destra invece vediamo Corbi, Luciano Mari, Luca Gori, Mancini, Vitelli ed eccolo lì in fondo in porta il grande Dorati Alessandro. Alla nostra sinistra invece c'è Cantarelli a protezione dei pali. In questo momento sono fermi ai box. Luca Gori e Luciano Mari. E guardiamo un po' di partita. Sul secondo palo Mancini per Corbi che non raggiunge il pallone. Rimette in gioco Cantarelli. Cantarelli per Riccio, il quale passa Bulboaga. Da Bulboaga a Marcelli. Varca il centro del campo. Bulboaga ancora. Con pazienza Marcelli costruisce gioco.
Ecco, Iannella sul secondo palo, ma interviene Vitelli, il quale riparte velocemente, contrasta subito Riccio che va, non riesce ad andare al tiro. Una bella partita, una bella scambata da parte dei giocatori con errori da una parte e dall'altra. Intanto in lontananza vediamo la dirigenza, l'alta dirigenza della società, che controlla con occhi vigili. Ecco, mi sta colpendo una pallonata, ma comunque sono i rischi del mestiere. Ecco. In lontananza, dicevamo, vediamo Pietro e il DG, il grande DG della Virtus Latina Scalo. Una bella partitella a quanto pare. Di chi? È una partitella, stiamo vedendo una bella partitella. E a proposito, diamo 0-0 il primo tempo e continuiamo con la nostra carrellata. Il pallone in possesso dei blu con Vitelli. Ora Marini non sa chi dare la palla, Vitelli si smarca per Corbi, da Corbi per Vitelli lancia, tiro, ecco, riesce a parare il fendente Cantarelli, mandandolo appunto in calcio d'angolo. Siamo agli sgoccioli, l'allenamento sta per terminare nella partitella. Per la cronaca, i blu sono andati in gol con Luca Gori in questo momento e prima ancora con Dorati, il portiere, che ha abbandonato i pali ed è andato a segnare un pregevole gol. E comunque, per la cronaca, dicevamo, la squadra dei blu hanno battuto i verdi per 4-2. Per questa sera è tutto. Ma approfittate sempre del capitano, Luca, sei sempre tu. Per questa sera è tutto. Salvatore Condemi e i giocatori della Virtus Latina Scalo vi salutano e vi rinviano al prossimo appuntamento, che sarà venerdì, ricordiamo, venerdì, per la partita contro il Maranola. Venerdì alle 20:30. Venerdì 19. Si scappa a Parigi, ma va bene lo stesso, dove dobbiamo giocare il calcio che c'è.